abbia i connotati previsti dalla Carta Costituzionale. Qui nel caso di specie la cosa è più grave perché questo decreto legge non ha quei requisiti, sia nel merito che nella modalità di adozione. Se ho finito, poi riprendo semmai con il primo emendamento. Quindi noi votiamo a favore della soppressione dell'articolo 1 bis perché è del tutto estraneo alla materia e perché si fa del decreto legge un veicolo per parlare di altro che altrimenti non potrebbe essere tradotto in un decreto legge. Sì, deputato Sannicandro, lei ha sollevato la questione. Io darei la parola alla Presidente Ferranti in merito al punto che lei ha sollevato della estraneità alla materia. Prego, Presidente. Sì, Presidente. L'intervento del collega e anche quello della collega Sarti mi consente di ribadire quanto già detto in commissione e utilizzato quale criterio proprio di ammissibilità di questo articolo che riguarda appunto la semplificazione giudizio in Cassazione con riferimento in particolare all'ampliamento dei casi del giudizio camerale. La ratio dominante del provvedimento per quello che attiene la parte della giustizia ordinaria, perché poi l'altra parte è il processo amministrativo telematico, è proprio quella che riguarda la situazione particolarmente critica, eccezionalmente critica della Corte di Cassazione, sia con riferimento alla questione appunto del pensionamento contemporaneo dei vertici degli apicali, sia con riferimento alla questione dell'abnormità del contenzioso, che è il carico del contenzioso di pendenze, che è un unicum, come dicevo prima, anche in riferimento al quadro europeo e che limita quelle che sono le funzioni previste dalla Costituzione della Cassazione come appunto funzione di nomofilachia. A fronte appunto di questa ratio dominante che mira a tener conto le esigenze di funzionamento della Corte di Cassazione, ecco che questo emendamento viene considerato ammissibile ed entra nel provvedimento esaminato dalla Commissione proprio perché è limitato al contenzioso della Corte di Cassazione, al rito della Corte di Cassazione e soprattutto al carico enorme civile, dei processi civili, e mira proprio a quella semplificazione che consentirà lo smaltimento del carico e del contenzioso. Questa è la ratio che abbiamo considerato e per il quale non sono stati per esempio ritenuti ammissibili anche altri emendamenti che magari riguardavano il merito, il giudizio di merito presso altri, i gradi di merito della giurisdizione. Va bene, la ringrazio e adesso do la parola al deputato Molteni. Sì, Presidente. Intervengo ovviamente sull'emendamento soppressivo presentato dal collega Colletti per esprimere il voto favorevole da parte del gruppo della Lega. Evidentemente non mi posso esimere però, Presidente, anche alla luce delle considerazioni fatte dal Presidente della Commissione Giustizia, che dimostra evidentemente una capacità linguistica e giuridica degna della carica che ricopre, ma che non sono state, a nostro avviso, sufficientemente esaustive per spiegare le motivazioni per le quali in questo decreto, che appare ictu oculi un decreto omnibus, perché Presidente c'è una parte relativa al funzionamento della Corte di Cassazione con riferimento all'articolo 1, c'è una parte relativa al funzionamento ordinamentale della Corte di Cassazione.